questa prima giornata del girone di ritorno del campionato Under 21 nazionale, il girone della per il girone della Lombardia. La sfida di oggi vede contrapposte l'Amo Sportiva in tenuta bianca contro il Real Cornaredo in tenuta rossa. Partiamo con la lettura delle formazioni. Per l'Amo Sportiva giocano il numero 1 Romano, il numero 2 Volpi, il numero 3 Fiorentino, il numero 4 Borghi, il numero 5 Melosi, il numero 6 Bongiorni, il numero 7 Pedrani, il numero 8 Scotillo, il numero 9 Tavazzani, il numero 10 Riva, il numero 11 Spoldi, il numero 12 il portiere di riserva Franchi. Per il Cornaredo con il numero 1 Moschella, con il numero 3 Saffioti, con il numero 6 Forte, con il numero 7 Rossini, con il numero 8 Pellegrino, con il numero 9 Manuel, con il numero 10 Di Pietro. Formazioni adesso sono vicine alle panchine per caricarsi prima dell'inizio di questa partita che, ricordiamo, nel campionato Under 21 si gioca con il tempo effettivo, di conseguenza ogni volta che il gioco verrà fermato dall'arbitro anche il tempo verrà di conseguenza stoppato. Il tempo è di 20 minuti e ci apprestiamo a commentare questa partita che sta per iniziare. La palla è per l'Amo Sportiva, vediamo Borghi e Bongiorni sul punto di battuta, attendiamo il fischio dell'arbitro per l'inaugurazione di questo girone di ritorno. Aspettiamo solo l'autorizzazione del direttore di gara e l'Amo Sportiva oggi cercherà la sua prima vittoria in questo campionato a cui è alla prima esperienza. È partiti. Bongiorni tocca subito indietro per Melosi, per Pedrani. Subito movimento di Bongiorni in profondità. Melosi cerca subito Pedrani. Pedrani cerca di girarsi, fermato da Saffioti che appoggia a Moschella. Moschella gira subito, imposta Cornaredo. Vediamo Saffioti toccare per il numero 7 Rossini. Rossini ancora per Saffioti, si fa vedere Pellegrino che riceve palla, adesso sempre per il numero 7 Pellegrino, cioè scusate, il numero 7 Rossini. Rimessa laterale per Amo Sportiva, Melosi lancia in avanti per Borghi, intercetto fermato da Saffioti, però Borghi recupera palla, Borghi difende bene, Borghi! Roberto Borghi! Di rapina, di fisico! Porta in vantaggio l'Amo Sportiva quando non sono passati neanche 40 secondi dall'inizio della partita. Cornaredo deve subito recuperare, vediamo Di Pietro sul punto di battuta. Poggia Pellegrino, dietro a Saffioti, imposta Cornaredo, vediamo adesso Rossini, subito in avanti per il capitano Di Pietro. Di Pietro contrastato da Melosi, adesso raddoppiato da Borghi e rimessa laterale per Cornaredo. Vediamo Rossini, di fronte a Di Pietro, tocca indietro per Saffioti col sinistro! Impreparato qui Romano che si fa sorprendere da un tiro beffardo dalla distanza di Saffioti che trova comunque un grande gol e il Cornaredo reagisce immediatamente al vantaggio dell'Amo Sportiva e siamo già abbiamo già visto due gol e non è neanche passato un minuto di tempo effettivo. Adesso Melosi cerca Borghi tirato per la maglia da Saffioti e l'arbitro dà fallo a Cornaredo, non abbiamo capito il perché, ci è apparsa una netta trattenuta di maglia da parte di Saffioti, evidentemente l'arbitro non è di questa opinione. Imposta Cornaredo, Saffioti per numero 8 Pellegrino, ancora Saffioti, in avanti per Di Pietro. Di Pietro contrastato da Melosi, raddoppiato da Borghi, ancora rimessa laterale. Attenzione proprio a Saffioti che va ancora col sinistro, stavolta Borghi devia, parata facile per Romano. Adesso vediamo Pedrani, prova a girarsi. Recupera Cornaredo, adesso Moschella, gira male per Saffioti, errori di impostazione da parte di Cornaredo. Melosi la rimessa, Bongiorni in appoggio, cerca Borghi in mezzo, poteva diventare pericoloso, Moschella para facilmente. Adesso vediamo Pellegrino appoggiare per Saffioti. Saffioti ancora per Pellegrino, cerca Di Pietro, Pedrani lo ferma e la palla va in rimessa laterale. Adesso Saffioti. Saffioti cerca Pellegrino con un tocco sotto, Romano esce, ferma il pallone. Adesso Melosi, colpo sotto un po' a caso, ha recuperato Saffioti che tocca per Pellegrino, trova Rossini con una palla incredibile e Romano, una grande parata stavolta del numero 1 di Amo Sportiva che lancia lungo verso Borghi e un passaggio a Moschella in realtà.
recuperato subito Cornaredo, parte Pellegrino, la porta di Pietro che scivola sul pallone, Borghi può ripartire, Borghi attenzione, contrastato da due, ottiene comunque una preziosa rimessa laterale. Adesso Melosi, Melosi cerca Borghi ancora in mezzo, la palla viene intercettata e la calciata via, cioè pare, ci pare da Saffioti, la rimessa laterale per Amo Sportiva. Buongiorno, trova Pedrani, ancora Buongiorno, cerca ancora Pedrani, attenzione, Di Pietro recupera un preziosissimo pallone, poteva toccarlo velocemente per Pellegrino, passaggio è stato impreciso. Adesso lancio di Romano, Borghi non trattiene, riparte Cornaredo, vediamo subito Di Pietro cercare il numero 7 Rossini. Adesso ancora Saffioti sul passaggio indietro di Rossini da rimessa laterale, pericoloso il numero 3 di Cornaredo sui tiri dalla distanza. Adesso in posta, sbaglia però il controllo Rossini, lo manca clamorosamente. Adesso in posta Melosi, cerca in avanti Borghi, fermato da Saffioti, cioè la palla è per Buongiorno, fermato da Pellegrino, gioca pressando altissimo Cornaredo. Adesso la palla lunga viene ancora intercettata da Saffioti, ma il suo rilancio viene deviato in rimessa laterale dal capitano Edoardo Melosi. Adesso in posta Cornaredo, Pellegrino, Saffioti. Saffioti cerca il colpo sotto, Buongiorno, poteva lasciare alla parata tranquilla per Romano, ha preferito cercare di controllare il pallone che purtroppo è andato in rimessa. Adesso attenzione alla ripartenza, Borghi vede Melosi, tocca invece per Pedrani all'esterno, Pedrani controlla, cerca di saltare Rossini che lo ferma. Adesso attenzione al tiro di Borghi, murato ancora il numero 4 dell'Amo Sportiva. Su Pedrani, tocca per il capitano Melosi, attenzione che recupera palla Pellegrino, tocca per Rossini, Rossini cerca il tocco in mezzo per Di Pietro, fermato il passaggio di Rossini. Adesso Melosi trova Pedrani, è solo Pedrani, si fa murare, preferisce controllare invece che tirare di prima, va subito a rassicurarlo, ad incoraggiare il capitano Melosi. Adesso vediamo Amo Sportiva, Melosi prova a girarsi, viene murato da Rossini. Adesso ci pare che il numero 10 si sia fatto male nella caduta precedente dove è inciampato in Borghi. Adesso Pellegrino prova a partire, intanto imposta Rossini con Saffioti. Vediamo Saffioti adesso fintare la partenza, adesso Rossini, Saffioti, Pellegrino rischia qui sull'attacco di Buongiorno, Buongiorno che ancora segue Pellegrino. Adesso Rossini, Rossini per Di Pietro, il numero di Di Pietro per Pellegrino che prova a far passare con un numero ma non ha seguito Di Pietro. Adesso attenzione Pedrani, attenzione Pedrani, cerca di saltare Saffioti che lo ferma egregiamente ma sbaglia il passaggio, parata facile per Romano che trova Buongiorno, poteva essere una grande idea questa per Pedrani, messo da solo davanti al portiere, è uscito benissimo Moschella ad anticipare tutti. Adesso azioni confuse da parte di entrambe le squadre che hanno deciso di passare subito all'attacco invece che lasciarci aspettare in una consueta fase di studio che siamo soliti vedere. Adesso subito la ripartita dell'Amo Sportiva, Borghi per Buongiorno, sbaglia, fraintendimento tra i due, recupera comunque Pedrani, Borghi, Pedrani, dietro per Melosi, Melosi in avanti per Borghi che non trova il pallone. Intanto per Cornaredo esce il numero 10 Di Pietro, ci pare che sia entrato il numero 9 Manuel, sì, proprio lui, so, Rossini per Manuel, cerca il passaggio di ritorno per Rossini, murato, adesso Saffioti, attenzione a Saffioti, contrastato da Melosi, so, Pellegrino ha di fronte proprio Melosi e Buongiorno, riesce a far passare il pallone Manuel, non riesce a difendere il pallone e lo manda addirittura in rimessa laterale. Adesso Buongiorno, tocca per Melosi che tenta il passaggio lungo, Pellegrino non rischia e manda la palla in rimessa laterale. Ancora Amo Sportiva, Buongiorno, Melosi, Melosi attenzione, si fa murare, la palla può diventare pericolosa, attenzione ancora il dribbling intentato, Manuel trova Pellegrino, è solo, la palla va fuori di pochissimo, rischio qui per Amo Sportiva che ha preferito tentare i dribbling invece che provare un lancio lungo. So, diamo Saffioti dalla distanza, blocca Romano senza qualche difficoltà. So,
situazioni comunque confuse, entra Riva per l'Amo Sportivo. Intanto adesso vediamo Bongiorni, prova, non abbiamo capito se a partire da solo o comunque un passaggio per Borghi. Sta di fatto che Cornaredo adesso ha la palla, Saffioti per Rossini, Rossini ancora per Saffioti, Saffioti per Pellegrino che prova a saltare Bongiorni, ci riesce, Manuel tenta l'1-2, Pellegrino con un numero, Romano non rischia e mette la palla in calcio d'angolo. Adesso se ne incarica Pellegrino per Cornaredo, chiama lo schema il numero 8, va Rossini in mezzo per Manuel, adesso arriva alla palla, tenta un dribbling, attenzione, contrastato da due, recupera palla, si rialza addirittura e manda la palla in rimessa laterale. Protesta per un fallo che potrebbe aver subito il numero 10 di Amo Sportiva. Intanto la palla è di Cornaredo, Pellegrino, Saffioti, Rossini. Rossini prova a saltare Riva, tenta l'appoggio a Saffioti che era rimasto indietro. Adesso Bongiorni alla rimessa per Melosi che cerca Borghi in avanti, non difende il pallone, si fa recuperare da Saffioti. Adesso Manuel, attenzione alla ripartenza, Rossini cicca il controllo, Riva tocca subito per Bongiorni ma sbaglia la rimessa e l'arbitro comanda il cambio. L'arbitro comanda il cambio, se ne incarica Rossini, quindi per Pellegrino, per imposta Cornaredo. Pellegrino cerca lungo per Manuela, attenzione a Borghi che canna il controllo e manda la palla in rimessa laterale Melosi. Tanto per Cornaredo è entrato il numero 6 Forte. Sarà rimessa laterale, ah, proprio per Amo Sportiva, c'è stata una deviazione vista dall'arbitro. Adesso parte Riva, Riva attenzione, scarta Pellegrino ma il pallone va troppo avanti e lo perde. Adesso riparte Cornaredo, Rossini lascia per Pellegrino, Pellegrino cerca ancora Rossini, Borghi in rimessa laterale, vediamo, Pellegrino si incarica della battuta per Manuel, attenzione, si era girato bene il numero 9, pescato bene dal suo compagno, palla che comunque è uscita. Adesso ripartenza dell'Amo Sportiva, Bongiorni anticipa Pellegrino ma la palla finisce fuori e riparte Cornaredo con Forte, Forte all'impostazione, appoggia per Pellegrino e parte, Pellegrino tocca per Rossini, Forte torna a dare l'appoggio proprio a Rossini, azione Forte e l'impostazione, trova Pellegrino, si chiude bene Amo Sportiva, Pellegrino costretto al lancio lungo che comunque poteva diventare pericoloso. Attenzione adesso Borghi tenta un passaggio improbabile, Pellegrino intercetta, va al tiro, attenzione però alla ripartenza, Melosi riconquista palla, Melosi, la palla esce di pochissimo, aveva chiamato il passaggio sul secondo Bongiorni ma era troppo coperto per tentare l'imbucata. Adesso Melosi trova Bongiorni, Bongiorni si gira, viene murato e la no, ha sbagliato proprio lui il tiro, scusate, la palla va in rimessa dal fondo per Moschella che tocca per Forte, Forte per Rossini, Rossini per Pellegrino, Pellegrino ancora per Rossini, ha di fronte Riva, tocca per Manuel, attenzione all'1-2, Riva tocca all'ultimo momento impedendo l'1-2 perfetto tra i compagni di Cornaredo. Adesso diamo Rossini, toccare per Forte, Forte tunnel arriva, attenzione Manuel in mezzo, tocca in avanti Bongiorni, ancora Forte, la palla va in rimessa laterale a favore di Cornaredo in quanto Riva è riuscito a deviare il pallone. Riva che torna per l'Amo Sportiva dopo un lungo infortunio alla caviglia, quasi 3 mesi d'assenza per lui. Su, attenzione a Pellegrino, grande numero del numero 8 di Cornaredo con un'ottima combinazione anche con Forte. Su, Melosi tenta il lancio lungo, viene murato da Manuel, Cornaredo che gioca con un pressing altissimo. Su, Melosi lancia lungo verso Riva che non riesce a staccare, attenzione Manuel a spazio, tocca per Rossini che non riesce a dare una deviazione decisa di punta. Su, Bongiorni prova a partire, attaccato subito da Manuel, Borghi tenta di passare di tacco, viene intercettato da Forte, ancora Borghi che lotta e manda la palla in rimessa laterale a favore di Cornaredo. Adesso Pellegrino, posizione di ultimo, Rossini, Forte, tocca per Pellegrino, cerca di saltare Bongiorni, ci riesce, tocca in mezzo per Manuel che era solo, solissimo, un'altra palla geniale del numero 8 di Cornaredo. Su, Romano,
lungo per Buongiorni, Melosi. Melosi in avanti per Borghi. Borghi prova a girarsi, tenta ancora il tiro. Attenzione alla ripartenza. Pellegrino fermato da Riva. Forte ancora, cerca il passaggio lungo. Esce Romano. Attenzione, Pellegrino tocca di mano. Rischia l'ammonizione. Comunque calcio di punizione per Amo Sportiva. Vediamo adesso Borghi a impostare. Tocca per Buongiorno che prova a passare in mezzo a due, viene fermato. Adesso subito Rossini, fermato da Riva fallosamente. Protestano per la conduzione di gara dell'arbitro i giocatori di Saronno, ma ci pare comunque che anche in questa situazione ci abbia visto giusto, anche se il giallo sul fallo di mano precedente di Pellegrino poteva starci, ma non stiamo qui a parlare di episodi. Sta di fatto che c'è un calcio di punizione da posizione invitantissima per Cornaredo. Vediamo Rossini e Pellegrino sul punto di battuta, propendiamo per l'attuazione di uno schema. Infatti ha appoggiato una specie di schema base per Pellegrino che ha tirato ed è stato murato. C'è rimessa laterale per Amo Sportiva. Intanto entra anche un altro lungo degente di Amo Sportiva, Alessandro Spoldi, anche lui assente da molto più tempo di Marco Riva. Torna tra le file di questa squadra. Intanto c'è un cambio rimessa, ancora rimessa sbagliata da Riva. Adesso Forte deve tornare da Pellegrino. Pellegrino cerca l'appoggio lungo per Manuel che difende bene, appoggia per Rossini. Rossini prova a saltare Riva ed è ancora rimessa laterale per Cornaredo. Rossini cerca l'imbucata per Manuel. Riva prova a ripartire, adesso Melosi per Spoldi. Spoldi prova a girarsi, viene fermato bene da Forte. Adesso Melosi si gira benissimo. Melosi viene murato. Adesso attenzione alla ripartenza con Manuel. Manuel viene fermato da Spoldi. Spoldi che prova a partire, viene fermato irregolarmente da Forte. Subisce fallo il numero 11, decisamente attivo. Ottimo ritorno comunque fino adesso del numero 11. Il numero 10 Riva un po' spento. Amo Sportiva che se la sta giocando contro comunque Cornaredo, che sta disputando anche un'ottima gara, soprattutto a livello di ripartenza. Attenzione, Buongiorno! Ottimo il tiro di Buongiorno con la punta del piede che trova comunque preparatissimo Moschella, che ferma il pallone. Forte parte in avanti, imbucato, ha trovato un'altra palla geniale numero 8 Pellegrino. È stato Spoldi a deviare in calcio d'angolo, colpo di testa rischioso perché poteva diventare pericoloso come autogol. Intanto viene assegnato, ci pare, sì, un cambio rimessa per Amo Sportiva. Era rimessa laterale, non calcio d'angolo, dove era finito il pallone. Adesso Riva sbaglia lo stop e può ripartire Cornaredo. Adesso Forte per Saffioti. Saffioti lungo per Manuel, prova a girarsi, fermato da Buongiorno. Adesso Melosi difende bene il pallone. Melosi va addirittura al tiro, Moschella non ha problemi. Adesso Buongiorno prova a fermare Manuel che riconquista il pallone, ha provato a girarsi, ha trovato comunque preparato Romano. Adesso Riva prova a toccare per Buongiorno, il pallone è deviato. Adesso Buongiorno alla rimessa laterale per Amo Sportiva. Adesso Riva, attenzione, ha cercato il tiro dalla distanza il numero 10 di Amo Sportiva, non trovando però la porta. Riparte Cornaredo con Forte per Pellegrino. Pellegrino ha di fronte Buongiorno, costretto a tornare da Saffioti. Saffioti va da Forte. Saffioti ancora. Saffioti per Pellegrino. Ancora Saffioti. Saffioti ancora Pellegrino. Sbaglia l'appoggio però il numero 8, forse il primo pallone sbagliato da questo giocatore che sta disputando una partita veramente incredibile. Sbaglia la rimessa Melosi, regala palla prima a Pellegrino che di punta la mette per il vantaggio di Cornaredo. Ha sbagliato la rimessa a Melosi cercando un'improbabile imbucata per la boa. Infatti protesta comunque il capitano perché non c'erano comunque in realtà vere e proprie opzioni per un passaggio che non fosse quello. Amo Sportiva è costretta a ripartire dallo svantaggio. Adesso Melosi cerca ancora l'imbucata per Buongiorno, fermato ancora da Pellegrino. Pellegrino ancora che tenta il tiro.
adesso è rimessa laterale per Cornaredo, è stato Spoglia a fermare il tiro di Pellegrino, so forte per Saffioti. Saffioti cerca Pellegrino, lo trova Saffioti ancora per Pellegrino, imposta Cornaredo. Pellegrino prova a partire, fermato da Bongiorni, attenzione, che controllo di Pellegrino! Cosa aveva fatto il numero 8 sulla palla di ritorno di Di Pietro, che era stata deviata, era riuscito a controllarla con una sorta di tacco e a tentare un tiro veramente, comunque, non perfetto, ma la preparazione era da lodare. Anche qui sombrero di Di Pietro che viene fermato in rimessa da Melosi. Di Pietro per Pellegrino, pericolosa questa conclusione del numero 8, veramente è lui che sta tenendo in piedi Cornaredo, che la sta portando a questa vittoria. Vediamo forte per Pellegrino per Saffioti ancora per Pellegrino per forte indietro. Trova Saffioti, costretto a tornare dalla pressione di Riva, azione forte, poteva rilanciare lungo, viene fermato da Spoldi in rimessa laterale, se ne incarica Saffioti, per forte, forte c'è Pellegrino in avanti, Pellegrino tenta il controllo, la palla finisce comunque fuori, palla un po' lunga del numero 6 forte, Spoldi cerca l'imbucata per Pedrani che stava tagliando, ha atteso un po' troppo per il passaggio il numero 11, adesso Di Pietro ha saltato benissimo Melosi che però torna su di lui e crediamo commetta fallo, Di Pietro però tiene palla e tocca per forte murato da Spoldi, vediamo che l'arbitro comunque assegna falli cumulativi per Cornaredo. Segna un fallo a Cornaredo, ricordiamo la regola dei falli cumulativi, superati i 5 falli, dal sesto fallo in poi sarà tiro libero e non calcio di punizione. Riva lancia lungo per Spoldi, palla troppo lunga. Attenzione alla pressione di Marco Riva che recupera palla. Riva viene murato da forte, c'era Spoldi sul secondo palo come possibile opzione. Attenzione adesso, Riva proprio il calcio d'angolo, Spoldi! Non riesce a ribadire in rete Spoldi, che aveva anticipato Moschella che si è fatto male. Rimane a terra il portiere di Cornaredo. Rimane a terra il portiere di Cornaredo. Si è fatto male. Cornaredo non ha però sostituzioni, diciamo, di ruolo. Non c'è un portiere di riserva quest'oggi in panchina. Comunque pare essersi ripreso il numero 1 di Cornaredo e si appresta al rilancio. Vediamo forte toccare per Rossini per forte. Forte per Saffioti. Saffioti murato, la sua imbucata viene murata, la sua imbucata da Melosi. Saffioti per Rossini. Rossini va da forte. Forte ancora da Rossini, viene fermato da Riva, attenzione alla ripartenza, Marco Riva cerca ancora il tiro, c'era Spoldi sul secondo palo, intanto viene chiamato un time out da Amo Sportiva, mister Ivan Colombo richiama i suoi giocatori per dare alcune indicazioni quando mancano 7 minuti e 54 secondi di tempo effettivo, l'Amo Sportiva è sotto 2-1. Vediamo adesso, vengono date indicazioni da entrambi gli allenatori, vediamo cosa cambierà dopo questo time out. Squadra l'Amo Sportiva che non sta disputando una brutta partita, anzi se la sta giocando contro comunque una squadra ben organizzata come Cornaredo, che però ci pare stia sbagliando troppo a volte a livello di impostazione, anche se ha saputo ben approfittare degli errori della squadra di Saronno che finora stanno decidendo la partita. Tendiamo comunque che il direttore di gara richiami le squadre in campo, vediamo concitate le indicazioni di mister Ivan Colombo per l'Amo Sportiva. L'allenatore di Cornaredo ha terminato veramente poco fa di dare indicazioni alla sua squadra. Adesso
Sarà rimessa laterale in zona d'attacco per Amo Sportiva quando è stato interrotto il gioco. Attenzione perché ci sono, c'è Marco Riva pronto in appoggio sulla rimessa di Pedrani. Pedrani tocca proprio per Riva che cerca Volpi in mezzo. Moschella ci pare abbia fermato tutto anticipando il numero 2 di Amo Sportiva che era solissimo. Grandissima l'imbucata cercata da Riva, sarà rimessa laterale in zona difensiva, se ne incarica Marco Riva, trova lungo Spoldi che ferma bene il pallone, Spoldi è costretto a tornare da Volpi, Volpi che lascia a Riva, Riva trova Spoldi che prova a girarsi bene, Spoldi cerca un improbabile pallonetto per servire il passaggio di ritorno al proprio compagno, adesso Cornaredo riparte con Rossini, Rossini per Forte. Forte per Saffioti, Saffioti per Forte, un tacco splendido per Di Pietro che anche lui si gira benissimo adesso, attenzione a Rossini, il palo interno colpito dal numero 7 di Cornaredo, adesso Saffioti, ancora per Forte, Forte per Saffioti, vediamo Di Pietro, malinteso tra i due, recupera palla Amo Sportiva con Spoldi, vediamo adesso Riva a lanciare lungo per Pedrani, viene murato proprio da Rossini che ha preso un palo incredibile poco fa. Cornaredo che ha fatto veramente un'azione pregevole, anche un po' fortunata, diciamo lo splendido colpo di tacco di Forte ha trovato anche parecchia fortuna. Intanto rientra Pellegrino al posto di Saffioti, su Forte, Forte per Rossini, Rossini ancora da Forte, cerca l'imbucato per Pellegrino, cerca, non crediamo se fosse voluto questo pallonetto, comunque è ancora pericoloso il numero 8, grande palla, attenzione però adesso, grande palla di Spoldi per Riva, palo anche dell'Amo Sportiva con il numero 10 Marco Riva, grandissimo il passaggio di Spoldi che l'aveva messo solo davanti a Moschella, su, andiamo alla ripartenza di Cornaredo con Forte, Pellegrino, Pellegrino cerca Di Pietro, lo trova, Di Pietro si gira bene su Volpi, Di Pietro attenzione, Volpi non rischia, mette la palla in rimessa laterale, su Rossini, Rossini cerca l'imbucata per Pellegrino, un pallone impreciso, su Pedrani, cerca in avanti Spoldi, difende bene il pallone il numero 11, cerca il passaggio di ritorno a Pedrani, guadagna una rimessa laterale, vediamo adesso Spoldi guardarsi intorno, Volpi è costretto a lanciare lungo non avendo compagni liberi da servire, adesso riparte Cornaredo con Forte che cerca un improbabile lancio lungo, troppo forte la palla del numero 6, adesso Romano lancia lungo per Spoldi che cerca ancora questi palloni alti che sono, diciamo, non proprio adatti date anche le dimensioni del campo e lo sport che si sta praticando. Adesso attenzione a Riva che riguadagna il pallone, Riva prova a partire, rischia qui un fallo pericolosissimo Rossini, Riva ha dovuto comunque mandare il pallone in rimessa proprio per evitare l'intervento del numero 7. Adesso attenzione a Pellegrino fermato da Pedrani che gli fa sbattere il pallone sui piedi e facilita l'intervento di Romano che adesso ha lanciato subito per Riva, Riva che va ad attaccare Rossini, adesso attenzione Pedrani devia un altro passaggio, su Forte cerca l'imbucata, Spoldi recupera, Spoldi recupera, perde il controllo, si malinteso con Riva, fase un po' confusa questa della partita, adesso Riva cerca Pedrani, rilancia lungo Pellegrino, c'è Di Pietro contrastato da Volpi, tiene bene il numero 2 e costringe Di Pietro a difendere il pallone, la palla è rimessa laterale, adesso Rossini cerca di saltare Riva, la palla finisce in rimessa laterale, adesso Rossini per Forte, si gira benissimo Forte, ancora un altro attacco, Riva prova a partire, ancora Rossini, adesso Di Pietro, Di Pietro che è costretto a mandare la palla in rimessa, pare si sia fatto male, no, tutto ok per il numero 10 di Cornaredo, su Volpi, lancia lungo per Spoldi, forse era il caso di tentare l'impostazione, adesso Pellegrino, Pellegrino per Rossini, palla di ritorno, Pellegrino cerca un 1-2 perfetto, adesso attenzione tra Pedrani e Riva, Pedrani
c'era Spalding libero sul secondo palo, ancora una volta l'egoismo frega l'amo sportiva. E adesso attenzione a Saffioti che ha spazio, incrocio dei pali di Saffioti e poi Manuel, parata di Romano che va in rimessa laterale, grandissima questo tiro del numero 3 Saffioti, che ha trovato un incrocio dei pali perfetto. Rischio qui per l'amo sportiva, fregata ancora una volta dall'egoismo. Si sarebbe applicato il teorema beffardo del calcio del gol sbagliato, gol subito, cosa che però non è avvenuta. Intanto è calcio d'angolo per Cornaredo con il numero 7 Rossini alla battuta, tocca per Pellegrino che va in mezzo da Manuel, era andato coi tempi giusti il numero 9, ma ci pare che sia laterale. Sì, infatti Romano era andato a una rimessa dal fondo che non c'era, l'arbitro l'ha giustamente richiamato. Adesso Pellegrino indietro per Saffioti, Saffioti in avanti per Pellegrino cerca l'imbucata per Rossini, bellissimo questo passaggio, ci pensa Volpi a mandare la palla in rimessa laterale. Rossini, c'è Saffioti, attenzione al suo tiro, Saffioti ancora una volta sfiora il gol, il numero 3 pericolosissimo con il suo sinistro. Adesso Romano cerca ancora il lancio lungo, invece è costretto ad appoggiare a Riva, imposta l'amo sportiva, Riva va da Volpi che era andato in avanti, e adesso Tavazzani malinteso con Volpi, la palla quindi è per Cornaredo. Adesso vediamo Pellegrino per Saffioti, adesso Pellegrino ha tentato l'imbucata per Manuel, non l'ha trovato. Adesso Tavazzani cerca Riva di testa, debole il passaggio, attenzione Riva che torna, perde palla nel colpo con Pellegrino, adesso però può ripartire, attenzione però, pare che venga dato gioco pericoloso, comunque fallo per Cornaredo, siamo al quinto fallo, prossimo fallo sarà tiro libero per Cornaredo. Per questo calcio di punizione se ne incarica Saffioti. Vediamo che l'arbitro chiama la distanza. Romano sposta la barriera. Vediamo il sinistro di Saffioti per questo calcio di punizione. Pericolosissimo il numero 3 con il suo sinistro potentissimo che stavolta non sfiora neanche i pali. Finisce altissimo. Adesso il rilancio di Romano per Riva che si gira benissimo. Attenzione, da palla per Tavazzani che prova a girarsi. Tiro fiacco del numero 9 di amo sportiva che finisce debolmente fuori. Su Pellegrino per Saffioti. Saffioti per Rossini, davanti per Manuel. Manuel difende bene, tocca per Rossini. Ancora Manuel, che bello, scusa, cioè veramente le azioni nello stretto che fa Cornaredo sono veramente da lodare, da pregiare, come in questo caso non è riuscito comunque Manuel a tenere in campo il pallone, ma l'idea e l'esecuzione erano comunque lodevoli. Adesso amo sportiva qui poteva trovare poteva essere pericoloso con Pedrani che però è stato murato. Adesso attenzione a Pellegrino che ha toccato il pallone di Giovanni Volpi, Riva copre l'intervento di Romano che lancia subito lungo per Pedrani che non riesce a controllare il pallone. Viene chiamato time out stavolta da Cornaredo quando mancano 3 minuti e 17 di tempo effettivo. Non ci pare sia cambiato nulla dal precedente time out. Cornaredo che gioca in ripartenza e gestisce, Amor sportiva che fa fatica a impostare ma che comunque se la sta giocando a nostro avviso, cerca di essere pericoloso in parecchie situazioni. Forse è un po' l'egoismo ciò che ha frenato la squadra di Saronno. Cornaredo che sta facendo la sua partita, il suo gioco veramente da lodare sotto ogni punto di vista, passaggi, impostazione, tiri. Cornaredo sta giocando una partita veramente ottima. Amo sportiva, dicevamo, fregata dall'egoismo, ben 3 volte ci pare di aver potuto vedere situazioni perfette da secondo palo che non sono state sfruttate al meglio dai giocatori di Amo sportiva, che hanno preferito tirare in porta invece che servire il compagno libero solo davanti alla porta. Forse anche il fatto che essere sotto non aiuta la concentrazione. Adesso Cornaredo alla rimessa laterale da posizione difensiva e va all'impostazione.
Vediamo Saffioti, posizione da ultimo, toccare per Rossini. Ancora Saffioti. Saffioti per Rossini. Rossini ancora per Saffioti, stavolta parte Rossini, seguito da Pedrani. Vediamo Pellegrino, toccare per Saffioti che non abbiamo capito cosa abbia fatto adesso, attaccato da Tavazzani che gli mette la palla in rimessa laterale. Adesso Saffioti per Pellegrino. Pellegrino per Rossini. Rossini per Saffioti. Ancora Pellegrino. Attenzione, la palla persa. E stavolta Pellegrino commette fallo su Riva che gli aveva rubato palla. Sarà calcio di punizione in favore di Amo Sportiva. Posizione da cui probabilmente si cercherà l'uomo ad impostare al limite dell'area. Infatti si cerca Pedrani che tocca però indietro per Riva. Cerca l'imbucata, attenzione, c'è fallo di mano del numero 9 Manuel sull'imbucata che Riva aveva tentato per Volpi. Adesso vediamo Riva sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Qui si potrebbe anche provare il tiro. Vediamo cosa cercherà di fare numero 10. Intanto vediamo Tavazzani libero sul secondo palo, coperto comunque da Saffioti. Riva tenta il tiro, Murato. Riva, attenzione, sombrero. Ancora Riva, tocca per Pedrani. Pedrani in mezzo per Tavazzani. Riva ancora, va al tiro, viene fermato da Rossini. Copre Manuel proprio su Riva. Attenzione adesso, Riva ha rischiato il sesto fallo, quindi il tiro libero per Cornaredo. Palla che comunque finisce in rimessa laterale proprio per la squadra di Cornaredo. Adesso vediamo, Amo Sportiva non messa benissimo, si risistema. Saffioti intanto per Cornaredo, tocca per Pellegrino, attaccato da Tavazzani. Pellegrino, adesso sono due. Pellegrino, imbucato in mezzo, Manuel che si gira! Pellegrino non ci arriva, Manuel era riuscito benissimo a girarsi da attaccante vero, aveva messo una palla invitantissima in mezzo, sarà rimessa laterale per Amo Sportiva. Volpi ancora, tenta un improbabile lancio lungo per Tavazzani, si era fatto vedere Pedrani all'impostazione. Amo Sportiva che tenta troppo forse il lancio lungo, quando si potrebbe comunque cercare un'impostazione e cercare quindi di servire i compagni con più precisione. Adesso attenzione proprio a Pellegrino, serie di colpi di tacco tra lui e Di Pietro, si aggiunge anche Pedrani e riparte benissimo stavolta Amo Sportiva. Buongiorno, trova Pedrani che non riesce a controllare benissimo, ma che bella anche questa azione di Amo Sportiva. Adesso però attenzione, Tavazzani ferma il pallone destinato a Pellegrino, in rimessa laterale proprio Pellegrino, per Saffioti ancora col sinistro, stavolta Murato, c'è Rossini che tenta il passaggio lungo per Di Pietro, palla che finisce direttamente in rimessa laterale, se ne incarica Buongiorni lungo per Tavazzani che controlla male, ci dispiace dirlo, l'ennesimo pallone della sua partita. Comunque Tavazzani che a livello di movimenti non sta dispiacendo, non sta sfigurando, ma purtroppo non è ancora riuscito a dare l'incisività che servirebbe nel suo ruolo. Tanto l'azione di Cornaredo si spegne sul fondo, anche questa è un'altra azione da lodare, fatta a mezza altezza, una serie di palleggi tra Di Pietro e Pellegrino. Adesso palla che torna addirittura a Moschella, vediamo proprio Pellegrino, contrastato da due, da Pedrani e Tavazzani, proprio Tavazzani mette il pallone in rimessa laterale. Adesso Pellegrino ha toccato per Saffioti, adesso Rossini murato da Buongiorni, c'era il rischio di partenza, adesso Saffioti cerca Pellegrino, passaggio impreciso che si spegne sul fondo. Adesso vediamo Pedrani per Volpi, cerca ancora il lancio lungo murato da Di Pietro, Romano però non ha particolari problemi, però attenzione Buongiorno ha difeso male questo pallone, Di Pietro cerca di girarsi su Volpi che lo ferma e guadagna addirittura la rimessa laterale. Volpi ancora al lancio lungo, stavolta sbagliatissimo, però attenzione, Tavazzani era riuscito comunque a difendere bene il pallone, a rischiare il contropiede di Volpi. Su Pellegrino in posta per Cornaredo, cerca l'imbucata per Rossini, Buongiorno controlla e cerca Pedrani, passaggio ancora troppo impreciso, ci pare comunque ci sia stata una deviazione ed è rimessa laterale per Cornaredo. Cornaredo, adesso palla sbagliata di Pellegrino stavolta, prima della sua partita, 1-2 tra Buongiorno e Pedrani, Buongiorno cerca ancora Pedrani che cerca di deviarla con la punta, palla che si spegne largamente fuori, ma Amo Sportiva che ci sta credendo. Adesso Rossini per Saffioti ancora Rossini, adesso Saffioti cerca l'imbucata per
ci pare per Di Pietro, murato da Tavazzani, ancora Saffioti, Pellegrino, Tavazzani va al raddoppio, recupera palla e la rimette in rimessa laterale. Andiamo, Pellegrino alla rimessa laterale, tocca per il tiro di Saffioti che si spegne largamente sul fondo. Romano lancia lungo per Tavazzani che non controlla, era invitantissimo questo pallone del numero 1. Lancio lungo di Moschella, troppo lungo per Pellegrino, rimessa laterale quindi per Amo Sportiva. Pedrani cerca Buongiorni lungo, lo ferma Rossini in rimessa laterale. Buongiorni è costretto a toccare dietro per Volpi. Buongiorni sbaglia clamorosamente, 3 contro 1, attenzione, Pellegrino aveva trovato un altro passaggio invitantissimo ma Di Pietro non ci ha creduto, erano in due, si sono confusi tra loro, adesso proprio Buongiorni, ancora attenzione, fermato Rossini, trova Pellegrino che cicca, ha tentato il tiro diretto e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Fine di un primo tempo combattuto, giocato a nostro avviso alla pari.